Dopo essersi proclamato innocente per 40 anni, Cesare Battisti ha confessato 4 omicidi direttamente o in partecipazione. Troppo tardi, scrive il giornale. No, in Italia non è mai troppo tardi. C'era anche il programma, non è mai troppo tardi. Perché ora figurati te, prima è passato come un perseguitato in Francia, anche i nostri intellettuali che firmavano i documenti, perché lo Stato si arrogava il diritto di condannare un uomo, un intellettuale che poi ha scritto anche dei romanzi, difeso dai politici francesi, e poi quando si è accorto che magari lo stavano per agganciare è andato in Brasile, ha trovato un altro delinquente come lui, Lula, il presidente la Repubblica, che gli ha dato l'immunità, così poteva fare quel che gli pareva, comunista come lui e delinquente come lui. Poi cambiato il regime, l'hanno agganciato. Ma ve lo ricordate quando era in giro che brindava, faceva lo smargiasso con quella faccia a cazzo che aveva anche quando stava normale, figurate quando faceva lo spiritoso. Poi l'hanno preso, ora quella risatina gli è passata. L'hanno preso grazie ai servizi segreti brasiliani, che già sapevano dove era, che l'hanno beccato in Venezuela, Messico, con tutti i suoi giri. Sembra che i carabinieri fossero sulle sue tracce, perché i carabinieri in Italia avevano messo sotto controllo i telefoni dei Mogol. Capito? Battisti e Mogol. Era una battuta per finire, ma per sminuire la gravità di questa situazione creatasi intorno a un pezzo di merda che è stato appoggiato da tanti, anche Saviano, che poi ha ritrattato fortunatamente all'inizio e ne aveva fatto una sorta di martire. Ora io lo sconto gliene farei, sì, però nel capo qui. Una labbrata al giorno in sostituzione dell'ora d'aria fatta dare dai parenti delle vittime. Io spero che dell'ergastolo ne dia un 2 anziché lo sconto.